Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su The Legend of Dragoon. Siamo qui nella foresta degli alati, siamo qui attesi per parlare con l'anziano. Vediamo se... è un ordine dell'anziano. Mi ha detto di farvi salire. Sì, grazie. Uop. E sa. E ci dobbiamo procurare il bastone blocca draghi. Quindi. Anche perché ci dobbiamo preparare a quella che sarà la battaglia contro il drago divino. Quindi vediamo qua. Mi sa che era lui, era quello di seduto. Che è sta roba? No, mi sa che non è qua. Aspetta. Forse era quello sotto. Ho intravisto uno seduto. Ah, eccolo là. Senza la pietra non potete né usare la magia né volare. Gli umani sono pappe molli. Non è lui allora. Papà, mamma, sono tornata. Meru, ti rendi conto di quello che stai facendo? Allora, gli umani alla fine ti hanno deluso. Non parlare male dei miei amici. Meru? Sono sempre io. Voglio proteggere gli abitanti della foresta a modo mio. Insieme a Dart e agli altri. L'anziano ha creduto a Meru e ha permesso agli umani di passare qui. Anche tu devi fidarti di lei. Ehi, umani, il drago non è un vostro alleato. Alati e umani sono nemici. Perché volete combattere il drago insieme a noi? La guerra dei draghi è finita, più di 10.000 anni fa. Inoltre, non ci sono validi motivi per cui le nostre specie debbano combattere tra loro. O sbaglio? Caro, le nostre idee forse sono un po' all'antica. Prendetevi cura di Meru. Non dire cose del genere, io so badare a me stessa. E anche a loro. Oh, Meru. Oh, Meru si prende cura di voi? Certo. Chi? Darte gli altri. Non c'è tempo per discutere. Ha ragione. Ha ragione Meru. Andiamo dall'anziano. Ok, d'accordo. Tuo padre ti parla in modo duro, ma è veramente felice di rivederti. E mi sembra che gli piacciano anche darti i tuoi amici. Non perdiamoci in sciocchezze e andiamo subito dall'anziano. Va bene, andiamo. Tua madre ha ragione. Vederti mi fa sentire meglio. Tu devi fare sempre come meglio credi. Una
naturalmente. Sono la tua unica figlia, papà. Io penso molto. Arrivederci. Allora, vediamo se qua... No, qua usiamo Meru. Di qua... Dove andiamo da questo punto? Forse è qua che si trova... Armeria? Cosa abbiamo? Migliora gli attacchi, ma migliora la difesa. No. Qui alla bottega che cosa abbiamo? Voglio mostrarvi un po' di cose. Questo cos'è? È l'arcangelo! Il dio protettore degli alati. Me lo ha detto l'anziano. Te l'ha detto lui. Ma tu non ci credi, Meru? Non so, nessuno mi ha mai protetto. O forse non lo so e basta. Ok, fine del giro. Meru, lo sapevo, stai tornando da me. Voi siete umani. Voi sareste gli amici di Meru. Esatto. Questo è Guaraha, un mio amico. Come hai detto? Un tuo amico? Siamo cresciuti insieme, no? Sei la mia fidanzata. Non sapevo che avessi un fidanzato, Meru. Si scopre sempre qualcosa di nuovo su di te, Meru. Ehi, cosa stai dicendo? È vero, no? Pensavo che fosse solo una bambina. Allora è vero che gli alati hanno una lunga vita. E che non sono così giovani come sembrano. Mi state analizzando? Qual è il tuo rapporto con Meru? Rapporto? Siamo solo amici. All'inizio ha insistito per venire con noi. È così. Non abbiamo tempo per discutere di queste cose. Guarda, perché te ne stai rinchiuso qua dentro? Ci sono cose enormi che stanno accadendo all'esterno. Come ci ha detto l'anziano, il drago divino è tornato in vita. Perché continui a difendere la foresta? L'altro giorno ti ho lasciata entrare nella foresta, Meru. E per questo sono stato sospeso. Certo, se potessi difenderei la foresta. Come vuoi.
Andiamo a trovare l'anziano. Rimani qui a intristirti. Meru, sei cambiata. Cambieresti anche tu se uscissi di qui, Guaraha. Io. Abbiamo un comandamento, noi alati. Non possiamo fare quello che tu ci chiedi, Meru. Sì che potete. Ok. No, sbagliato. Ok, allora. Andiamo qui. Bardel, lasciaci passare. Possiamo sconfiggere il drago divino per conto nostro, senza chiedere aiuto agli umani. E non vogliamo parlare ad una traditrice che è scappata dagli umani. Ma cosa vi è successo? I Bardel che ricordo erano molto più gentili e molto diversi da voi. Mia sorella minore è stata uccisa da un umano. Oh no. Mia sorella era affascinata dal te, Meru, e ha lasciato la foresta. Credeva che il mondo esterno fosse meraviglioso. Non ci serve l'aiuto degli umani. Hai altro da dire? Fuori. Ci potrebbero essere altre vittime. Buon per voi. È un'ottima chance per capire quanto siete inutili voi umani. Ma noi alati non moriremo. I nostri poteri magici sono migliori di quelli dei dragoni. Voi siete forti, eh? Non fatemi ridere. Vi rendete conto che siete decaduti perché avete affannosamente cercato di aggrapparvi a una gloria passata? Cosa stai dicendo? Potete a malapena volare e cos'altro? Forse non la penserai più così dopo che avrai visto questo. No, ma questo è il leggendario dragone. Andiamo a batterci contro il drago divino. Tornerò ad occuparmi di tua sorella minore alla fine del mio viaggio. Fidati di noi per ora. Chi si vanta del proprio potere scompare davanti a chi il potere lo possiede davvero. Io vado. Se non siamo nemmeno capaci di vendicare una nostra sorella minore, il drago divino non sarà mai più... Mi sento le ginocchia deboli. Non riesco a muovermi, ma è tutto vero. Ah!
sei un imbranato, fratello. Come usate, umani? Solo perché il nostro potere magico vi spaventa, ci mandate i più pericolosi distruttori di tutti i tempi? I dragoni. Sciocchi umani. Io vi condanno per l'assassinio di mia sorella. E ora vi annienterò. Allora, di qua... No, di qua torniamo... Ok. Ho parlato con l'anziano. Volete che vi porti al livello superiore? Sì, per favore. Oppala. C'è tutta sta strada solo per arrivare da lui. Non c'è nessuno qui. Dov'è l'anziano? Mi sento molto meglio. Ma questa è una cura magica? Forse è un modo per scusarsi della loro scortesia. Anziano, scusate, siamo in ritardo. Benvenuti, umani e gigante. Io sono Blano, l'anziano della foresta. Io sono la prima sacra sorella di Mille Sesau, Miranda. Perdonate la nostra visita in attesa. Vorrei che ascoltaste la nostra storia. Il drago divino si è... Lo so. Il drago divino è tornato in vita sulla montagna del drago mortale. E alcuni dragoni si stanno dirigendo verso di noi. Sembra che il nostro destino sia quello di soffrire. Il messaggero del palazzo di vetro e le persone che sono in procinto di arrivare. Il nostro avversario è davvero immenso. Occorre unire le forze di ciascuno di noi o nessuno riuscirà a sopravvivere. Né il palazzo di vetro né la foresta. Volete dire... Combiniamo la potenza dei dragoni insieme con la nostra saggezza. Davvero ci presterete il vostro bastone blocca draghi? Noi non abbiamo la mazza draghi ora. Il bastone blocca draghi è la nostra ultima risorsa. Noi non abbiamo più il potere per usarlo, però se lo farete voi che... Siete in grado di dominare i draghi? Allora potremmo giocarcela ad armi pari contro il drago divino. Veramente molto gentile. Tuttavia, noi non possiamo prendere parte allo scontro. Ciò che rimane di noi è quello che vedete. Non possiamo estinguerci. Io invece partecipo. Eccomi. Lo so, anche tu sei un dragone, Meru. Venite dentro, vi mostrerò dove si trova il bastone blocca draghi. Ci vediamo là, Meru.
Sei attratta da quegli umani? Sì. Sono veramente in gamba. Anziano, voglio partire insieme a loro. E voglio vedere mia madre e mio padre ogni volta che lo desidero. Stai cercando di dirmi che dovrei rigettare il nostro comandamento? Non è ancora arrivato il momento. Ma un giorno, molto vicino, arriverà il momento in cui noi e gli umani potremo vivere insieme. Va con loro, comportati da alata, osserva gli umani e tutto il resto del mondo. Le tue esperienze ci guideranno. Ok, ricevuto. Ci vediamo dopo. Sarà Meru la persona che ci guiderà nel mondo esterno. Dove stanno portando il mondo quegli umani? Deve essere il corso del tempo. Solo il destino ce lo dirà. Allora. Il bastone blocca Draghi è conservato nella terra proibita, laggiù. La terra proibita. È il luogo dove sono sepolti i nostri orribili ricordi. Una volta fino a 11.000 anni fa, vi sorgeva il palazzo degli alati e rappresentava la terra promessa della prosperità eterna. Si chiamava capitale reale di Cadessa. Ora sono solo delle rovine senza nome. Siete sicuro? Siete sicuro che possiamo entrare? Nessun pericolo. Tutto è sepolto nel passato. Bene, faremo tutto quello che possiamo. Siete pronti? Sì. E questo? Il potere degli alati. Sono le rovine della loro potere... del loro... Hanno tradotto male. Sono le rovine del loro potere, non della loro potere. Andiamo. Così questa è la terra proibita, le rovine della gloria che fu... Non rimane più nulla dello splendore della capitale reale. Cosa c'è, Meru? Stai tremando! Sento le grida della gente che è stata uccisa qui. Preferisci aspettarci nella foresta, Meru? No, sto bene.
Se non so superare una cosa se non so superare una cosa da nulla come questa, come posso pensare di affrontare il drago divino? Andiamo. Aspetta. Purificamente. Ok, vediamo lo primo scontro di giornata. Dove sarà? Porca miseria, devo fare tutto il giro qua. Madonna, che ricordi sta parte. Mamma mia. Cinquantasette, ma perché mi sa che lui è fatto di pietra e quindi... novantanove. Magia. Centosessanta. La madoi. Quanta esperienza ci dà? Non tantissima. Ok, andiamo di qua, ok. Poi da qua. Mamma, allora. Qua. Ok. Qua dove si va? Sto cercando di arrivare al prossimo al punto di salvataggio, ragazzi. Fatine? Ma sul serio fate? Novantaquattro. Evocazione divina. 198. Santa macabra. 112, ok. Manca... No, dai, Rose. Che ca... Prendi,
invocazione divina. 198. Così che almeno riesco a recuperare un po' di forza, perché tocca a noi? Sì. Ok, 198. Dovrebbe toccare a Rosa adesso. Ma Rosa c'ha poca vita. Recupero PF. No. Ok, è morta comunque. Ok, 90. Sbagliato. Adesso tocca ad Ashel, vai. Evocazione divina. Ok. Livello 4, perfetto. Livello 4 anche per Dart con il dragone. Meno male, meno male. Meno male. È uno spazio grandissimo. È vero. Chissà a cosa serviva. Congo il sentire. Sentire odore di sangue. Sangue. In uno spazio grandissimo. Potrebbe essere un colosseo. Sì, è così. L'ho sentito dire dall'anziano. Una volta questo era un colosseo, ma non era usato per i normali combattimenti in cui si poteva vincere o perdere. Era usato per combattimenti mortali. Gli alati assistevano dall'alto ai combattimenti, tra guerrieri scelti tra la popolazione dominata, ovvero umani, draghi e alcuni giganti. Io sono la discendente di quella stirpe di alati.
L'anziano ci ha detto che erano solo delle rovine, vero? Quello che è successo qui appartiene al passato. Tutte le sofferenze che sono state provocate qui dentro sono state superate, o mi sbaglio? Non c'è nulla di cui preoccuparsi, Meru. Dagli errori del passato dobbiamo solo trarre insegnamenti. Per il futuro. Su con la vita. Ora procediamo. Perfetto, io spero che ci sia un punto di salvataggio qui da qualche parte perché veramente... è tosta qua, salire, fare, mica fare. Beh, tanto adesso, appunto. Eccola. E finalmente anche Dart può sfoggiare. Il suo terzo livello. È il quarto livello, scusa. Evocazione divina. Mancato, ma dai. Perfetto, Rosa è stata mancata. Ciao. Prendi evocazione divina. 158. Rosa 112. No, vabbè. Hanno entrambi attaccato Rosa. Santa macabra. 90. Quello è stato tolto. Vai Dart. Mancata la fatina. Ma porca miseria sta fatina. No Rose, cavolo. Prendi evocazione divina. Santa macabra. 112. Recupero PF, sì, perché adesso moriva tanto. Prendi evocazione divina. Olè. Oh, Kongo livello 22.
Dai. E qua mi curo. Ok. Molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.